veramente arrivare. Allora, io credo che abbiano ragione, non i critici dell'autore, i nemici dell'autore, ma i giornali trentini che hanno detto la cosa più banale, e cioè che 5 livelli di autonomia locale sono troppi. Sono troppi, sono un'esagerazione. La regione, la provincia, la comunità di valle, il comune, che ci ha detto il professor Cerea, e le circoscrizioni, e siamo a 5. Circoscrizioni che non ci sono più neanche in non so se è chiaro, ad Agrigento sono state abolite, non so se è chiaro questo, perché anche questa è una cosa che non è stata scritta sui giornali, quindi non è stato scritto qualcosa di positivo, né su Agrigento né su allora, comunque, voglio dire, la comunità di valle, esattamente come le comunità montane, possono essere dei carrozzoni pazzeschi da chiudere con lanciafiamme e possono essere delle cose che funzionano. Dipende da come li usi. Per esempio, anche nel libro La Casta, noi avevamo detto, se qualcuno vuole togliersi l'ospizio lo vado a vedere. Noi non abbiamo fatto una battaglia contro le comunità montane. Noi abbiamo fatto una battaglia contro le comunità montane false, farlocche, imbroglione, truffaldine, che stavano a Bovalino Mare, che stavano a Bova Marina, che stavano a 39 metri sul mare come la comunità delle Mugge d'Arantine, scrivendo subito che proprio per salvare le comunità montane vere, quelle serie che devono salvare la montagna, perché la montagna si sta spopolando. Non so se voi siete conoscete il professor Enrico Borghetti, che è forse il più grande esperto italiano di boschi. Il professor Borghetti dice che, secondo le stime che ha fatto loro, il bosco si è mangiato negli ultimi anni 1,5 milioni di ettari di questo nostro paese. Io ho una casa sopra Alleghe, e il bosco io lo vedo ogni anno venire più in basso, si è mangiato tutto, si sta mangiando tutto. Le comunità montane sono utilissime se funzionano, se vengono fatte funzionare. Faccio un esempio, la comunità montana della Valsabbia. La comunità montana della Valsabbia, che è in provincia di Brescia, ha accorpato tutta una serie di servizi. A forza di accorparli e mettere insieme l'ICI, tutte le strutture urbanistiche eccetera eccetera, ha messo tutto in internet, tu vai in internet e trovi tutti i portoni di 41 comuni, non so se è, che poi vuol dire automaticamente bloccare l'abusivismo, perché quando tu hai fatto quella foto là e l'hai messa online a disposizione di tutti i cittadini, tu l'abusivismo l'hai bloccato. Facendo tutto questo lavoro, la comunità montana della Valsabbia è riuscita a far sì che oggi i comuni della Valsabbia, messi tutti insieme, hanno un dipendente comunale ogni 538 abitanti. Se è fatta così, va benissimo la comunità montana. Se le comunità di valle servono a questo, vanno benissimo. Quello che è sicuro è che non puoi tenere contemporaneamente le comunità di valle, le circoscrizioni, i comuni e tanti dipendenti per ogni comune, perché dal punto di vista politico ti tornano i conti. Questo non è possibile, avere tutte queste cose insieme, non è possibile. O fai delle scelte o ne fai altre. E quindi anche sulle comunità, sulle circoscrizioni, io credo sinceramente che non abbia senso. Erano nate, c'è scritto nello statuto, senza indennità, senza non dovevano buttare un centesimo. Adesso, da quello che ho capito, costano circa 400.000 euro quelle in Rovereto, tutto compreso, cioè compreso riscaldamento, gettoni, eccetera, eccetera, e da quello che ho capito circa 600 quelli di Trento. Secondo me non hanno senso, non hanno senso. Ma soprattutto non ha senso la sovrapposizione. Lo stesso discorso, scusate, vale per le province. Lasciamo perdere queste province specialissime, Trento e Bolzano, ma facciamo un discorso in generale. Non è che io non mi renda conto che, per esempio, allarghiamo un po' il discorso anche fuori da Trentino, no? Non è che io non mi renda conto che, ad esempio, uno che sta ad Acciaroli
che sta, che ne so, addirittura più sotto, nel Cilento, per andare a Napoli ci sono dei giorni in cui ci mette 4 ore. Allora nel caso della provincia di Salerno, che è davvero nella parte bassa, lontanissima dal capoluogo, capisco che possano dire no, è importante la provincia. Però proprio per salvare alcune province che hanno un senso anche storico, per salvare quelle devi buttare via la BAT, Barletta, Trani, Andria. Che senso ha una provincia a tre piazze? Ah no, mi sembrava piedi da Lodi a Milano. Lodi? Ma ce ne sono talmente tante, qualche provincia, l'Ogliastra, capoluoghi di provincia che ha 6.000 abitanti. Non ha senso. Allora loro dicono, non si possono buttare via tutte le province. Benissimo, buttiamo via una parte di province. Accorpiamo qualche regione, che senso ha che esista? Onestamente, il Molise, 320.000 abitanti, con un governatore che ha occupato ogni spazio politico e clientelare che c'è su quei monti, e oggi guadagna, come abbiamo visto, più pagato i governatori americani. Secondo me non c'è senso. Io non è che ho delle, non è che sono un fanatico integralista che vuole buttare via tutto. Io dico, ragioniamo su occorre ridisegnare questo paese. Vogliamo tenerci le province? Andiamo a ragionare sulle regioni. Vogliamo tenerci le regioni? Andiamo a ragionare sulle province. Quello che è sicuro è che non puoi tenere una macchina di questo genere, perché poi alla fine ognuno vuol dire la sua. Perché c'è questa cosa in più, che ogni organismo che esiste deve dare la prova che esiste. Ed ecco che ti ritrovi a una riunione, da una conferenza di servizi per la stazione Tiburtina a Roma. La conferenza di servizi, come è noto, è una riunione in cui si trovano tutti per accelerare e per dare tutti i timbri insieme in modo di partire, e si ritrovano a fare la conferenza di servizi a Roma con 38 soggetti. Non è pensabile. Vuoi buttare via questo invece che quell'altro? Discutiamone, io sono qua laicamente disponibile a sentire le ragioni di tutte.